tutto nasce da un tronco di una indagine già incardinata all'interno della procura di Napoli. Nel corso di queste indagini, detta Artemisia, anzi conoscete, sono emersi degli elementi riguardanti sospetti sulla corretta esecuzione di procedure per questi concorsi, originariamente delegata al Corpo Forestale dello Stato, quale poi, a termine di una fase investigativa, procedura della Repubblica di Napoli, decise di affidare la prosecuzione dell'indagine. Oggi abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza nei confronti di 14 persone, l'indagine è stata avviata appunto da pregresse risultanze investigative che erano state dal Corpo Forestale dello Stato, della sezione DPG del Corpo Forestale. Tra queste risultanze investigative vi è anche appunto la perquisizione effettuata a carico di un vice dirigente dei Vigili del Fuoco, in cui furono trovate a casa dello stesso un manoscritto con dei nominativi nonché una somma di denaro di cui l'uomo non era riuscito a dare una giustificazione. I successivi accertamenti hanno permesso di ipotizzare che l'odierno indagato avesse coperto dietro una fittizia scuola di preparazione per i concorsi un sistema di corruzione per l'immissione appunto nelle amministrazioni pubbliche. L'indagine ha riguardato, come dicevo, principalmente questo vice dirigente dei Vigili del Fuoco, che si è interessato nei confronti di alcuni candidati aspiranti concorsisti nell'ambito di un concorso per i Vigili del Fuoco. I concorrenti erano principalmente residenti nel comune di Alcamo e limitrofi, sebbene nel corso dell'indagine è stato dimostrato come lo stesso vice dirigente avesse dei contatti con degli aspiranti nella regione Veneto. È ipotizzato, diciamo, che le cifre si aggirassero intorno ai 3.500 euro per i Vigili del Fuoco. Vi è un solo caso in cui un aspirante concorsista della Polizia di Stato dovrebbe aver pagato la cifra intorno ai 5.000 euro. Tra i destinatari di misura ci sono in totale 10 appartenenti a corpi dello Stato, 4 di questi sono per l'appunto risultati idonei vincitori del concorso nei Vigili del Fuoco e risponderanno anche loro del reato di corruzione. Per quanto riguarda invece la Polizia di Stato, vi è un solo aspirante, come dicevo appunto prima, anche lui risultato idoneo vincitore, il quale risponde però del reato di traffico di influenze illecite. Il patto corruttivo tra il vice dirigente e i concorsisti appunto si basava sulle promesse di interferenze da parte di questo vice dirigente nell'iter concorsuale. Nel corso dell'indagine sono stati dimostrati alcuni contatti tra lo stesso e degli appartenenti alle commissioni d'esame.